Siamo con il Presidente dell'Associazione Calabriamoci. Ecco, in questo momento particolare di questa pandemia, voi aiutate le persone più bisognose? Sì, lo facciamo in vari modi. Lo facciamo soprattutto con questo emporio solidale dove ci troviamo, che è appunto una raccolta sia di abbigliamento che di scarpe, di qualsiasi cosa ci dona la gente, e a nostra volta noi lo ridoniamo. Poi invece ci occupiamo anche dell'aspetto alimentare, e quindi appoggiati ad un'associazione che ha sede qui a Pellaro, che ci dà le derrate alimentari, e noi le ridistribuiamo a fronte di un ISEE che ci viene consegnato dalle persone bisognose. E una cosa simpatica, ritengo, che stiamo facendo e che faremo, anzi non che stiamo facendo ma che faremo a breve, è cioè siamo stati contattati dall'Associazione Marino, che si occupa di ragazzi affetti da autismo, perché nel periodo delle feste questi ragazzi che si occupano della mensa andranno a trovare i propri genitori, per cui ci sarebbe stata un'interruzione del servizio. Ecco, noi con alcuni nostri soci daremo continuità a questo servizio, per cui le persone che sono abituate ad andare a mangiare, quindi a prendere il cibo in questo posto, avranno l'occasione di poterlo fare anche durante il periodo festivo. Quindi siamo sicuramente felici, contenti di poter aiutare il prossimo anche in questo senso. Ecco, un impegno costante 365 giorni all'anno. Sì. In effetti è diventato veramente un lavoro. Abbiamo cominciato con pochissimi ISEE, quindi occupandoci quasi solo della popolazione di Marina di San Lorenzo, mentre invece ora stiamo spaziando anche in paesi vicini, perché purtroppo la pandemia ha portato anche ad un impoverimento generale, insomma, delle persone. E quindi diamo una mano in questo senso. Famiglie italiane e non, perché ci sono anche delle persone che sono qui, che sono cittadini italiani ma che vengono dall'estero, e quindi diamo una mano anche a loro, indiani, rumeni, eccetera eccetera. Qual è il messaggio che mandiamo d'augurio? Ma io il messaggio veramente speciale per tutti quanti, che possa essere un Natale, anche se è chiuso, però che sia un Natale spensierato, un Natale senza tanti problemi. Per il resto poi ognuno purtroppo vive le proprie ansie e le proprie trepidazioni. Però auguro veramente a tutti un buonissimo Natale e un inizio di un anno diverso da quello che è stato questo. Auguro a chi ha paura un po' di coraggio, a chi è triste un sorriso, a chi ha perso la fiducia la speranza, a chi è solo tanto amore e vicinanza, a chi è ammalato la guarigione, e a voi tutti un domani migliore, con l'augurio di accogliere Gesù nella culla del vostro cuore.